Grazie, grazie di cuore per essere qui con noi. Presidente, molto lieta. Io sono vice sindaco Reggiante e sostituisco Emanuele Cristina dal suo posto. Un piacere essere qui. Questa giornata è aperto da due semplici gesti. Grazie. La piantagione di un albero d'ulivo e lo scoprimento della targa in onore del sindaco dottor Emanuele Cristini. È indescrivibile la mia contentezza che lei sia qui raccapitato. Avrei voluto che magari lei stasse come voleva Emanuele, tutti quanti voi, ma penso che lui ora è in mezzo a noi e guarda. E sarà molto fiera. Lo ricordiamo tutti con riconoscenza, questo non affievolisce il nostro lavoro attualmente, però accompagna. Grazie Presidente. Lei è Maria Regina. Lei è Maria Regina, la bambina di Emanuele. Ha 10 anni. Come sta? Bene. Benedici Signore questo vino, segno di pace e di riconciliazione tra in questo momento il Cardinal Gualtiero Bassetti benedice l'albero d'ulivo. Egregio Signore, con la stimata lettera qui pervenuta il 17 giugno corrente, ella ha informato il Santo Padre circa la commemorazione del sindaco di Rocca di Papa Emanuele Cristini, tragicamente scomparso un anno fa, che avrà luogo il prossimo 23 giugno. Nel ringraziarla per la cortese premura e per le informazioni qui rimesse, alle quali non si è mancato di prestare la dovuta attenzione, il Sommo Pontefice eleva una preghiera di suffragio per l'anima del defunto sindaco, auspicando che l'esempio di altruismo e di dedizione offerto aiutino a costruire una società più giusta e solidale. Illustre e caro Presidente, sono onorato e particolarmente emozionato di darle il benvenuto a nome di tutti i lavoratori della cooperativa Auxilium e di tutti gli ospiti qui presenti. Grazie. Eminenza Reverendissima, grazie per essere ancora una volta qui con noi. Lei conosce la storia personale di ognuno dei bambini. Grazie. Dottor Letta, questo luogo le è particolarmente caro da tantissimi anni, ma grazie per l'amicizia che sempre ci riserva. No. Le regole di cautela sanitaria mi impediscono di rivolgere un saluto individuale e quindi di poter esprimere la condivisione per quanto è stato detto e per quello che è stato, per il significato di questo incontro. E allora rivolgo un saluto collettivo a tutti
particolarmente alla signora Wanda, a Maria Regina. Io non troverei parole migliori di quelle che sono state già adoperate per ricordare Emanuele Crestini. Sua Eminenza il Cardinale Bassetti ha, con profondità e apertura d'orizzonte, ha inserito il comportamento e la figura del sindaco in una visione veramente di straordinaria precisione e puntualità. Gianni Letta, con la consueta efficacia coinvolgente, ne ha ricordato la figura e i caratteri. La vice sindaco, su cui è collocata la responsabilità adesso che sulle spalle le grava, ne ha ricordato l'impegno civico. E il presidente di Auxilium ne ha ricordato il rapporto collaborativo con questa realtà. Io non ho molto da aggiungere. Il mio pensiero di omaggio nei confronti di Emanuele Crestini e l'espressione di riconoscenza sono espresse in quelle parole che sono state utilizzate per la lapide collocata poc'anzi, scoperta poc'anzi nel giardino. E io, oltre ad essere molto lieto, avverto l'orgoglio che queste parole siano utilizzate per ricordarne la figura e rammentarne l'esempio consegnato non soltanto ai suoi concittadini, ma a tutto il nostro Paese. Ed è un messaggio di grande significato, tanto più ricordato qui, in questo luogo di incontro, di apertura, di disponibilità reciproca che fa accogliere e responsabilizza. Come ha detto il Cardinal Bassetti, vi è una responsabilità individuale che si inserisce nella responsabilità collettiva che tutti abbiamo globalmente per una condizione migliore e accettabile dell'umanità in questo mondo. È una responsabilità che nella sua funzione di sindaco Emanuele Crestini ha avvertito e praticato. Per questo gli siamo riconoscenti, con grande intensità e con non dimenticabile ricordo. Signora, siamo vicini a lei, a Maria Regina, sapendo che questi ricordi, che sono convinti e stabili, non attenuano il dolore, ma, come dicevo poc'anzi, lo accompagnano, cercando di essere vicini a tutti i familiari. Il ringraziamento a Emanuele Crestini, che qui è stato celebrato, espresso così, così bene, con tanta efficacia, è il ringraziamento della Repubblica. Viene consegnata ora una foto ricordo ai familiari del sindaco Emanuele Crestini. Il dottor Zappetti lo sa quanto.